Allora, faccio questo video perché mi chiedete i preventivi per la riparazione di autovetture, ma ultimamente per la riparazione di particolari. Mi spiego meglio, per la riparazione molte volte di cofani molto grandinati e di porte o portelloni bocciati, quindi con ammaccature non bolli da grandine, ma ammaccature gravi. Il più delle volte queste riparazioni richiederebbero la riverniciatura, ma in molti casi i particolari, oltre alle vetture, quindi i semplici particolari come cofano, portiere e portellone, si possono salvare dalla verniciatura. Faccio questo video perché spesso mi capita di andare nelle carrozzerie, vedere numerosi cofani grandinati praticamente depositati da mesi, perché la carrozzeria non ha voglia di stuccare e riutilizzare il cofano, o semplicemente perché aspetta il servizio di smaltimento. Su vetture, di costo non elevato, ad esempio una Panda, la sostituzione di un cofano che non si ripara costa all'incirca, se di concorrenza, 200 euro e poi c'è la verniciatura. Ci occorre verniciare il cofano e sfumare i parafanghi. Tra verniciare dentro e fuori il cofano e sfumare i parafanghi, siamo all'incirca 700 euro di costo di lavorazione, quindi materiale più manodopera. E poi c'è ovviamente il costo del ricambio, quindi si va all'incirca su macchine che non costano tanto, incontra una spesa di 900 euro. Ripeto, nel caso di macchine dal costo non elevato, il ricambio costa poco. Ci sono dei cofani invece di altre vetture, ad esempio cofani in alluminio, che costano anche 1200 euro. Quindi al cofano in alluminio, quindi al ricambio, bisogna aggiungere anche in questo caso la verniciatura dentro e fuori, la sfumatura del cofano. Quindi acquistare un cofano nuovo e verniciarlo può incidere per 1900-2000 euro. Faccio questo video perché se mi portate i cofani da riparare, ve li consegno come da riverniciare. In realtà io tutte le lavorazioni le faccio salvando i particolari. Però per sicurezza mia vi dico, è da riverniciare anche se il cofano viene lavorato in maniera praticamente perfetta. Adesso vi faccio vedere poi nel dettaglio le lavorazioni di questo cofano, da dove si partiva. E non è completamente lavorato, dove si riesce ad arrivare con la lavorazione. Quindi questo è un cofano che ovviamente proverò a salvare. Vi faccio vedere già le parti salvate. Salvate si intende che non ci sono ondulazioni, non ci sono bassini, non ci sono strappetti, smagliature, eccetera. Quindi se avete particolari tipo cofani, oppure portiere, oppure bauli da riparare, anche di macchine di pregio, quindi anche cofani di Porsche, Aston Martin, chiedete, perché comunque con una spesa irrisoria questi cofani si possono riparare. Quindi in ogni caso, se siete carrozzieri, evitate di acquistare il ricambio nuovo, quindi di spendere magari anche 1200 euro per un cofano nuovo. Avete un cofano il più delle volte salvato. Se comunque lo volete soltanto lavorato in piano da riverniciare, si può anche fare quella lavorazione. Ripeto, io il massimo che si riesce a ottenere cerco di ottenerlo in fase di lavorazione. Quindi se mi dite io devo riverniciare, io comunque punto a salvarlo. Se poi voi volete riverniciare, è un discorso vostro. Vi faccio vedere questo cofano. Vedete, questi sono i bollini che sono rimasti. Ovviamente lavorare un cofano è molto più semplice che lavorare un tetto, perché il cofano si mette sul cavalletto, si può ruotare e ci sono molti più punti di accesso. Intendo dire che si può fare facilmente leva sul cofano, quindi con levette manuali si entra nei fori delle traverse o si entra nelle traverse con le code di balena. E il cofano si ripara agevolmente. Adesso qua. Quindi questa è la situazione, questo è un cofano che
che verrà salvato. Quindi avete cofani da 1200 euro carrozzeria, aspettate di smaltirli, riparateli. Probabilmente potranno essere utilizzati, chiedete ai vostri colleghi, su altre vetture. Mi riferisco, cioè rivolgo questo video anche alle compagnie assicurative, spesso girando in carrozzeria vedo che cofani che possono essere salvati vengono comunque sostituiti. È un peccato buttare dei cofani essenzialmente per mancanza di tempo, perché ovviamente, specialmente in stagione, non ci sono tanti levabolli disposti a salvare macchine brutte. Quindi si spiana e si vernicia. Ripeto, il più delle volte, non sempre. Perché comunque le macchine devono uscire, una macchina grandinata non può stare 6 mesi ferma prima di essere riparata. Quindi le tecniche sono o si stucca e si vernicia, o il levabolli porta più in piano possibile, quindi spiana la lamiera e si vernicia, oppure il levabolli salva e il carrozziere poi, per avere un lavoro perfetto, lucida. Quindi questi sono i bolli. Questo è un cofano che, ripeto, si salva. Con che attrezzatura lavoro? Faccio vedere, questa è la mia attrezzatura. Materia in carbonio, ventose Kekotaps, ventose Atlas, ventose tedesche, le veste sinistra Denkraft, pistole con la caldo, con la fredda. Cioè si vede con la fredda Victuls, vari punzoni, vari martelli in carbonio. Quindi, se, ripeto, avete dei cofani che volete preferibilmente portare, ma anche inviare, queste sono lavorazioni che si fanno in mezza giornata, e ritirare salvati. Mandateli, sono cofani che comunque potete riutilizzare. Ripeto, su cofani economici si possono anche cambiare. Rimane comunque il costo della verniciatura, che è all'incirca di 700 euro, oltre a 200 euro del ricambio. Adesso mi chiederete, un cofano così di una Panda quanto costa salvarlo dalla verniciatura? Dipende dai bolli che ha, si va dai 200 ai 350 euro. Poi un conto è lavorare tutta la macchina, ovviamente in proporzione costa meno, un altro discorso è fare solo un cofano. Quindi siete carrozzieri, avete dei cofani che dovete smaltire, o siete compagnie assicurative, non sapete se i cofani possono essere recuperati, contattatemi, perché comunque si risparmia tempo, si risparmiano soldi, anche un discorso ecologico, cioè si evita di smaltire, si evita di riverniciare. Quindi questa è la situazione. Quindi, riepilogando, avete particolari da riparare, contattateci, quindi cofani, portiere e portelloni. Se volete fare i corsi nel tempo libero, ci mettiamo d'accordo per fare i corsi. Se volete affiancamento per le lavorazioni, è possibile anche affiancamento. Allora, lavorazione, qua spiego nei video precedenti perché si utilizzano due lampade, quindi per vedere il bollo da un lato e dall'altro, per incrociare il bollo, e tra l'altro queste sono due lampade differenti. C'è una lampada della ProPDR con cui si vede il bollo leggermente in maniera meno precisa della mia lampada, che è questa qui, però hanno una visione differente, quindi quello che non si vede con una lampada si vede con l'altra. Quindi con questo sistema non solo si incrociano i bolli, ma si cambia anche tipo di visualizzazione. La lamiera in questo caso è bianca, si potrebbe utilizzare i LED gialli, molti colleghi utilizzano i LED gialli su lamiere bianche. Preferisco utilizzare LED bianchi perché sono più definiti, si vede per il mio modo di lavorare, perché poi ogni levabolli
ha delle lampade con cui è abituato, quindi con cui si trova meglio. Io essenzialmente mi trovo bene con i LED bianchi, che poi sono un'evoluzione dei neon che i lavabolli, che ormai hanno 70 anni, utilizzavano anche 50 anni fa. Allora, se vi interessano le riparazioni, contattateci. Se vi interessano i corsi, vediamo quando erogarli. E per la riparazione di particolari, ho già spiegato nel video, si può eseguire tranquillamente. Ci vediamo nei prossimi video.